L'ASL di Biella, in collaborazione con ABIO, l'associazione per il bambino in ospedale, ha attivato un nuovo progetto di umanizzazione delle cure ospedaliere. Alla scoperta del blocco operatorio è dedicato infatti all'accoglienza e all'accompagnamento dei pazienti dai 3 ai 14 anni alle sale operatorie dell'ospedale. Una forma di attenzione, di presa in carico dei bambini grazie alla prosecuzione della sinergia tra l'azienda e l'ABIO, anche grazie ad alcune mini car elettriche per il trasporto dall'area di provenienza donate proprio dall'associazione per i bambini. Il garage, che sarà a breve completato, comprende due macchinine, un piccolo motorino e tre caschi da indossare durante il tragitto ospedaliero. Il progetto prevede anche la consegna di un kit ai pazienti e alle loro famiglie, che contiene un gioco diverso in funzione dell'età e un libro. Per i bambini fino agli 8 anni è anche previsto il trasporto personalizzato verso il blocco operatorio a bordo di mini car elettriche, accompagnate dal personale infermieristico. Le aree interessate dal progetto sono i pre-ricoveri, i reparti chirurgici e la struttura complessa direzione universitaria pediatra. Antonella Croso, direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie dell'ASL di Biella, spiega che il progetto nasce per fare in modo che il bambino che dovrà entrare nell'area chirurgica venga prima accolto e poi accompagnato in maniera consapevole. Roberta Tanze, presidente di ABIO Biella, sottolinea che l'associazione si occupa di accoglienza, di supporto e cerca di ridurre, con la presenza e le attività, il possibile trauma per un bambino derivante dall'ospedalizzazione.